Oggi è il 25 agosto. Nel 1960, il presidente Grunchi dichiara aperta la 17ª Olimpiade. 1940. La Luftwaffe inizia i bombardamenti di Coventry. 1944. I carri armati di De Gaulle e i soldati USA liberano Parigi. Commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. Oggi parlerò di Umberto Saba e di un razzismo strisciante che non è mai morto.